Benvenuti al nuovo appuntamento, un nuovo podcast. Oggi parliamo di 12 maglie, 12 maglie realizzate ad uncinetto. Vi parlo di tecnica, di filato e di costruzione. Andiamo a vedere 12 maglie estive, io ne ho scelte 12, sono i miei tutorial. Allora andiamo a parlare subito della prima maglia che ho realizzato. La prima maglia che ho realizzato è una lavorazione a pannello. Ha questi archi bellissimi lavorati ad uncinetto. Possiamo sempre lavorare con diciamo con un filato anche più leggero oppure sfumato. È la maglia Jennifer con le maniche lunghe. Allora, è una maglia veramente bellissima, a me piace tanto, è una delle mie preferite perché ha queste maglie che poi si allargano sotto, ma non ha gli aumenti, perché la lavorazione, andando a lavorare questi archi, alla fine non ho chiuso bene questi archi, poi vi faccio vedere, cioè potete andare a vedere poi nel tutorial, e per cui resta questa manica un pochino larga, che ha questo effetto, è abbastanza lunga, molto leggera, e mi piace tantissimo la maglia Jennifer, è stata una delle maglie, la prima, ma la maglia insomma che ho amato e amo di più, tra le tante, poi passo tra una preferenza e l'altra. Allora, andiamo a vedere la seconda, io ho scritto tutto, è precisissima, la maglia safari è realizzata con una fettuccia tape, l'ho realizzata l'anno scorso, ha due colori, leggera, sempre molto leggera, con degli archetti sotto che cambiano colore, a maniche a tre quarti, facilissima costruzione, sempre a costruzione a pannello. Andiamo a realizzare prima i pannelli e poi andiamo a lavorare gli archetti che ci sono sotto. Questa lavorazione è bellissima. Anche questa maglia mi è piaciuta tantissimo, è leggera, come avete visto, leggera, fresca, ma anche diciamo primaverile, ma anche autunnale, perché no? Perché no? Allora andiamo a vedere la terza, il terzo tutorial, la terza maglia è la maglia smeralda. Allora, la maglia smeralda direi che è una delle maglie più leggerissime perché ha questo, è molto forata, no? Mi ricordo che molti signori mi avevano chiesto, ma è molto forata, come posso indossarla? E da lì, 2 anni fa, ho cominciato a spiegare, ho detto, io uso un piccolo toppino sotto. Leggerissimo, io utilizzo queste maglie forate in cotone leggere con questi disegni, usate disegni come dei cerchi che si uniscono a queste linee di maglia alta ed è bellissima perché è leggera, possiamo metterla anche quando fa molto caldo. Mi piace tantissimo questo color smeraldo, possiamo sempre utilizzare cotoni diversi, possiamo scegliere la vasta gamma che c'è, insomma, dei filati anche estivi e possiamo decidere che tipo di filato. Facciamo sempre un piccolo campione, non ci possiamo sbagliare. La lavorazione a pannello, poi anche questa, una lavorazione a pannello è facile perché per chi vogliamo adattarla al nostro corpo, basta prendere le misure, diciamo, più morbide, più generose o dei fianchi o del seno e il gioco è fatto. Insomma, non ha neanche lo scollo, per cui per i principianti vogliamo utilizzare un punto abbastanza particolare, andiamo a utilizzare una maglia che ci permette di rendere qualcosa di raffinato quando l'andiamo a indossare, ma semplice e non dobbiamo avere tantissima esperienza con l'uncinetto. Andiamo alla quarta maglia. La quarta maglia è la maglia conchiglia, sempre realizzata l'anno scorso, con un filato molto molto bello, un filato ecologico, un cotone, un se non sbaglio come colore tipo un arancio rosato, conchiglia perché ha questa lavorazione molto grande, diciamo che i moduli sono molto grandi, ecco, e nello stesso tempo leggera, facile, di grande effetto. Non ha, possiamo sempre fare le manichine se le vogliamo realizzare, su quello poi per sulla costruzione possiamo sempre fare delle varianti, ma all'inizio lavorare a pannello, come molte signore mi dicono, cioè si può lavorare a pannello anche le principianti. Sì, certo che sì, perché prese poi le misure, dobbiamo semplicemente poi realizzare le cuciture che sono le più noiose, ma poi alla fine diciamo che siamo molto più sicure quando andiamo a lavorare anche per quanto riguarda lo scalfo e tante cose. E poi la lavorazione d'estate risulta molto leggera se scegliamo questo punto molto aperto e mettiamo sempre il toppino sotto, sempre il toppino, non possiamo sbagliare. Allora, andiamo alla quinta maglia. La quinta maglia è un top down. Allora, il top down è questo con un punto ananas o punto pigna.
E questa è carinissima perché quando l'ho realizzata faceva molto caldo l'anno scorso, questo verde acido, no? Che andava molto l'anno scorso, e diciamo la lavorazione in tondo ma over, grande, in maniera di poterla mettere sopra anche a un vestito a tubino o una maglia insomma aderente sotto, con un top sotto anche abbastanza lungo. Carino da gestire anche la sera d'estate, è molto carino. Infatti, le domande che molte persone mi chiedevano: come faccio a realizzare la mia misura? Perché ogni modulo ha il punto pigna. Io ho sempre consigliato: fate un campione, moltiplicate il modulo e da lì poi si realizza. Quante maglie dobbiamo realizzare? Poi faremo in futuro ovviamente dei podcast per riuscire a capire meglio quando abbiamo una lavorazione a sprone tondo. Riuscire a capire qual è la nostra misura e non rendere il dietro a onde, come spesso succede quando abbiamo una circonferenza seno abbastanza generosa, perché lo riempiamo bene davanti, almeno questo a me succedeva, ma il dietro non, ovviamente non era pieno, ovviamente con la schiena rimaneva queste onde, perché i calcoli erano assolutamente sbagliati. Il famoso detto proseguito fino alla circonferenza seno per noi non va assolutamente bene. Chi ha una circonferenza seno molto morbida, io ce l'ho molto, ma molto, ma molto morbida, ecco, per cui in quel caso non andava. Però facciamo un podcast ben preciso per quanto riguarda lo sprone tondo, proprio per evitare questo difetto che a mie spese è successo molte volte. Poi quando si studia, insomma, con i libri, tutto quanto, si tolgono dei difetti e delle cose forse dette meglio, ecco. Chiudiamo parentesi. Allora, passiamo adesso comunque il top down ananas era abbastanza corto, non lungo. Allora, la sesta maglia Estia. Allora, questa è una maglia, una sottogiacca, diciamo così, un sottogiacca un po' un color ruggine. Queste righe etniche, no? Ricorda un po', sì, un po' etnica come maglia, mi è piaciuta tantissimo, particolare, sì, con questo colore molto, sì, ruggine, direi, ruggine, facile anche questa da lavorare, leggerissima, in cotone, però è etnica, cioè io la vedo sopra quei pantaloni, insomma, un po' fantasia, oppure anche con una gonna abbastanza lunga ma anche un pochino larga, e questa maglia riprende molto, diciamo, con una bella borsa di raffia anche, o di juta. Io insomma la vedo un po' così questa maglia etnica, devo dire. Allora andiamo a vedere poi la blusa turchese. La blusa turchese piace moltissimo perché ha anche un copricostume, questo punto aperto, ma nello stesso tempo ci permette di realizzare un pannello abbastanza ampio. In base alle nostre misure ci mettiamo un bel po' di aggio sopra e possiamo prolungarci, e devo dire che va a modellare questo punto il corpo, perché alcuni punti rimangono molto più tesi o anche in base all'uncinetto o alla tensione, ma questo proprio devo dire che modella molto. Io amo questa maglia perché modella molto mo molto il corpo, per cui quello che dico, proseguite se volete realizzare un copricostume in cotone, è bello, è carino, con una manichina piccolissima ho realizzato, che riprende poi il punto a punte che è sotto. E si possono aggiungere anche delle frange, perché no? È estate, vogliamo realizzare un copricostume particolare, mettiamo anche le frange, ci stanno benissimo. Allora andiamo a vedere poi un altro tutorial, è il tutorial Ebbrezza. Brezza, quella maglia a onde, io poi la chiamo maglia a onde più che brezza. E una maglia a onde che è piaciuta tantissimo, è stata prodotta in tutti i colori, ma anche con filati diversi. Oltre che al cotone, l'hanno realizzata con la fettuccia, insomma, veramente con lo sfumato, per cui è una maglia versatile che è talmente facile da realizzare, con queste maglie altissime, anche tripla maglia alta, ma che ci sta benissimo e rende molto aperto il punto e leggerissimo. Con pochissimo cotone si realizza la maglia.
Allora, poi c'è la maglia mirtillo. La maglia mirtillo è in cotone a mezze maniche. Mi è stata richiesta questa maglia, che non doveva essere molto lunga, ma abbastanza corta sotto il seno. Avevo un po' di perplessità per quanto riguarda il mio, diciamo, la mia fisicità, no? Sulla mia circonferenza seno, avendo anche una vita piccolina, ma ho detto come la realizzo, mi resta molto aperta. Invece, facendola aderente, non facendo dellaggio, ma prendendo preciso preciso le mie misure, questo è un consiglio per chi ha una circonferenza abbastanza ampia, mi ha fasciato, mi fascia completamente il seno. Devo dire che non si alza, qui resta corta. Possiamo mettere sotto un toppino aderente, ma anche un vestito a tubino, sai, di quelli stretti, carini, neri, e appoggiare sopra questa maglia a tre quarti. Io l'ho realizzata, potrei realizzarla anche lunga, e mi è piaciuta tantissimo, veramente l'adoro. Con questo filato è sfumato di cotone, il fioc color, mi è piaciuta tanto veramente. E alla fine sono riuscita, avendo anche insomma una misura abbondante, sta anche bene a un fisico anche insomma generoso e morbido come il mio, ma anche per chi insomma ce l'ha insomma come il mio, ecco. Allora andiamo a vedere poi la maglia Eli. La maglia Eli ha una costruzione, una maglia nera e con un po', con un po' mi dava l'idea come l'etrusco, sinceramente, questa maglia, che va bene anche come sottogiacca, non ha le maniche, perché maglia canotta, non lo so, però ha una lavorazione dove si lavora un pannello, già facciamo una scollatura, un grosso quadrato, possiamo mettere tutti i filati che vogliamo, i colori che vogliamo, possiamo anche farla mettere anche un punto diverso. Tranquillamente realizziamo il davanti, possiamo poi di dietro realizzare un quadrato tranquillo e aggiungere due pannelli, e il gioco è fatto. È carina perché andiamo a realizzare subito la scollatura. Ha una costruzione particolare, poi i colori possiamo deciderli, possiamo poi sfumare, possiamo insomma decidere il tipo di filato, ma è particolare la costruzione. Anche se poi una delle maglie che poi risulta un pochino più pesante, no? Come resa, per cui lo opterei per la primavera e per l'autunno come tipo di maglia, anche sotto giacca, ma diciamo quando è quel periodo che comunque necessita un qualcosa di più pesante. Allora andiamo a vedere poi la 11, se non sbaglio, io ho tutto scritto, la maglia, se non sbaglio, quella la maglia Katia. Allora, la maglia Katia è questo blu elettrico, questo blu elettrico con delle, diciamo, questo punto un po' a rilievo. Una signora mi ha scritto che voleva fare questa maglia, dice come faccio, la stiro, non la stiro, si può stirare, non stirare. Allora, io di solito, diciamo, le metto sullo, ecco, sullo, su un piano, sullo stendino ovviamente, su un piano, e già diciamo gli do la forma e non ho bisogno assolutamente, non vado a bloccare, a fare come scialle, no, però gli do la forma in maniera che è su un piano dritto sulla maglia, con la maglia, e dargli una forma sistemandolo, già si stira da sola. Però il fatto che il punto in rilievo, se si possa stirare un po' di vapore, essendo cotone 100% si può stirare, però mettete un panno sopra, un qualcosa, io eviterei sinceramente di stare a stirare, diciamo si acciacca tutto, diventa tutto un piano. Oppure cambiate completamente punto, che non sia così a rilievo, un punto che sia più normale, che non sia diciamo questo effetto con dei punti puff, e allora evitiamo di fare insomma questo tipo di cose. Io mi sembra di averle dette. C'è un'altra maglia poi di andare a vedere prima di concludere. Vi volevo dire che ci sarà una carrellata in questo periodo di maglie, andiamo a vedere cappelli, andiamo a vedere tutto. Farò dei diversi podcast in maniera che andiamo a vedere, e poi partiremo proprio con la tecnica. Proprio per chi inizia all'uncinetto, avete una carrellata enorme di diciamo di filati e maglie e tecniche, a chi sta bene e a chi non sta bene, ma sta bene a tutti, perché poi possiamo modificare il progetto in base alla nostra fisicità. Allora, mi sembra di aver detto tutte le maglie, se non sbaglio. L'ultima, dimenticavo, la 12ª, è la maglia Afri, diciamo un top più che maglia Afri, questo è proprio un top che è completamente traforato, una fettuccia verde,
È proprio carina perché è leggera, ha questo punto un pochino a rilievo ce l'ha, però è tipo una canotta leggerissima, questa fettuccia leggerissima, possiamo farla in cotone, possiamo farla anche con altri filati senza problemi. Per cui andiamo a prendere la circonferenza che è nostra, diciamo quella più generosa, poi facciamo la scollatura, facciamo delle diminuzioni perché ovviamente è una canotta. E il gioco è fatto, sempre semplice, semplice, non ho mai realizzato qualcosa che sia di complicato. Possiamo anche non fare diminuzioni, andiamo completamente dritti e facciamo la scollatura, se è abbastanza aderente, insomma, il punto. Allora, io vi ho detto tutto, io ho fatto questa carrellata immensa, fatemi sapere se vi sono piaciute. Spero di riuscire a mettere sotto i link, ma poi ci sarà il blog con tutti i link dove potete andare a vedere ad una dura le maglie di quelle che vi piacciono e potete rifare anche con un altro filato. Vi ricordo sempre di fare un campione, sempre in maniera per determinare bene bene l'avvio della vostra maglia. Io vi saluto, ci vediamo ai prossimi podcast il mercoledì. Un bacione a tutti e poi prossimamente arriveranno anche le tecniche, ma andiamo a rivedere tutti i nostri tutorial amati sicuramente anche da voi e da me. Un bacione a tutti e ci vediamo ai prossimi podcast. Ciao!